Siamo con Pier Giorgio Di Freddi al debutto del concerto spettacolo che lo vede protagonista su Lucera e Foggia. Sappiamo che il testo che ha scritto per questo evento è originale e ispirato su Orfeo. Come è stato confrontarsi con questo mito e poi con questo spettacolo? Beh, è stato interessante perché naturalmente io sono un matematico, quindi non un mitologo o un mitomane, peggio ancora, no? Quindi ho dovuto leggermi un pochettino le storie di Orfeo e il collegamento con la matematica, poi in realtà l'ho trovato in Pitagora. Orfeo è il musicista che suona la lira in questa maniera così toccante, e il passaggio che significa, diciamo, questo mito è il passaggio dal flauto di Pan alla lira, per l'appunto, di Apollo, cioè il passaggio dalla melodia, un'unica linea in cui le note si dispongono, invece l'armonia, cioè in cui ci sono linee plurime, e nel momento in cui arriva l'armonia, ecco che subito arriva la matematica. Pitagora cerca di descrivere matematicamente i rapporti che corrispondono agli accordi e così via, e di lì parte poi la musica colta, no? La musica complessa. Quindi ci sono delle strane attinenze e cercheremo di sviscerarle. Qual è il mito, se c'è, di Pier Giorgio Di Freddi, e cos'è per lei il mito? Ma il mito è fantasia. Io naturalmente come matematico sono più portato a interessarmi dei fatti più che delle interpretazioni, però certamente andare a rivangare nei miti, i miti sono degli archetipi, si ritrovano tra l'altro in tutte le culture, anzi in parte quello che dirò su Orfeo è proprio far vedere come molte parti del racconto del suo mito si ritrovano poi in culture differenti che vanno dall'Egitto per esempio all'India, no? Anche perché che appunto in fondo sono pensieri primordiali nel senso buono della parola, sono comportamenti o fatti che possono venire in mente in qualunque civiltà, tutte le civiltà le raccontano con le loro parole, con le loro storie, ma poi alla fine si ritrovano un po' dovunque. Infatti non è un caso che poi Jung parli o abbia parlato di archetipi, no? Di universali, in fondo sono cose che abbiamo dentro, no? E che hanno a che fare con i comportamenti più basilari della nostra vita.